Per il secondo anno consecutivo la legge di stabilità è intervenuta pesantemente sul fondo patronati proponendo un taglio di 28 milioni di euro a cui si aggiungono i 35 dello scorso anno. CGIL, CISL e UIL non ci stanno. Questo vorrebbe dire azzerare la possibilità che il patronato e i patronati possano erogare servizi. I soldi che il governo vuole togliere ai patronati sono soldi che i lavoratori pagano nelle buste paga come trattenuta proprio per quel servizio. Quindi noi siamo notevolmente preoccupati. Il governo ancora una volta vuole fare cassa sulla pelle dei cittadini, sta creando un grandissimo disagio. Nella maggior parte dei comuni del Veneto una presenza qualificata dei nostri patronati è quella che garantisce alle persone che lavorano, ma anche ai pensionati, alle donne, ai giovani, l'esigibilità dei loro diritti. Quindi i patronati svolgono una funzione fondamentale di rapporto e di filtro tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Sono migliaia le persone che annualmente si rivolgono ai patronati. Nei nostri patronati a livello nazionale si rivolgono circa 6 milioni e 700 mila persone, 670 mila, il 10% solo in Veneto. Le attività prevalenti che offriamo ai cittadini, ai nostri iscritti a CGIL, CISL, UIL sono legate a situazioni previdenziali principalmente, ma poi sono tutti sussidi e sostegni al reddito in caso di perdita del lavoro e anche sostegno per caso di malattie e forme di questa natura. Per cui 670.000 persone si rivolgono ai nostri uffici. E proprio per sostenere i patronati, i sindacati hanno lanciato la campagna hashtag Io ci metto la faccia per i diritti. Noi vogliamo dire ai cittadini, ai lavoratori, ai soggetti deboli di mobilitarsi in quanto si colpisce il patronato, i patronati, ma si colpiscono i cittadini.